Ciao ragazzi, bentornati nella mia serie dedicata alla domotica. Come vedete, oggi torniamo a parlare di motorini delle tapparelle e lo facciamo con questo accessorio di una ditta che si chiama Zemi Smart, una ditta che è leader nel settore. Mi avete contattato in tantissimi, mi avete inviato tante email per chiedermi informazioni su questa ditta, visto che ha un negozio su Amazon, è il negozio più grosso che c'è, che vende prodotti per la domotica e ha venduto tantissimi accessori e sono tutti, come si chiama, che hanno praticamente i feedback positivi. Allora io cosa ho fatto? Li ho contattati, gli ho chiesto se per cortesia mi potevano inviare un accessorio, uno dei loro gadget da testare per fare una recensione. E quindi mi hanno inviato cortesemente questo accessorio, li ringrazio. L'ho testato per qualche giorno, funziona benissimo. Come vedete è un pannello touch, è retroilluminato, quindi è molto carino esteticamente. Si accendono i tre LED di luce blu. Questa è la versione bianca, esiste comunque anche la versione nera per chi potesse interessare. La cosa bella di questo prodotto è che si integra perfettamente con le nostre scatolette che si chiamano scatolette 503, che sono praticamente le scatolette quelle con i tre interruttori. Come vi dicevo, un pannello touch ha una funzione che si chiama soft touch, quindi cosa vuol dire? Praticamente che non bisogna schiacciare, ma basta passare il dito. Solo con lo sfioramento si attivano le funzioni. Come vedete ci sono tre LED e quindi i tre LED sono dedicati per alzare la tapparella, abbassare la tapparella e quello centrale per bloccare la tapparella nel punto desiderato. Come vedete è già incorporato il modulo Wi-Fi, i collegamenti si effettuano da qua si collegano sia l'alimentazione con il neutro e la fase, e i due cavi che vanno collegati al motore per alzare e abbassare la tapparella. Niente, ora cosa facciamo? Vi faccio vedere cosa c'è contenuto nella scatola, poi vi faccio vedere come si effettua il collegamento all'applicazione. L'applicazione è la Smart Life, se siete iscritti al mio canale mi avrete già visto utilizzarla su altri gadget, è un'applicazione che funziona in maniera perfetta. E la cosa bella è che, come si dice, questo accessorio è completamente compatibile sia con Alexa che con Google Home Mini. Come vedete, questa è la scatola, qui ci sono i due loghi, sia di Alexa che di Google, quindi come vi dicevo è compatibile perfettamente con le due piattaforme. All'interno troviamo due libretti di istruzioni, il libretto di istruzioni dove c'è spiegato il collegamento all'applicazione. In più il libretto di istruzioni per il collegamento alla scatoletta 503. Comunque vi faccio vedere più da vicino. Io ho già smontato, come vedete, l'apparecchio. La scatoletta 503 si avvita da qui tramite le due viti che troviamo chiaramente nella scatola. Questo è lo schema per il collegamento all'apparecchio. Come vedete, questa è la presa, questo è il motore. E questo chiaramente è l'apparecchio. L1 e L2 sono le due uscite dedicate alla movimentazione della tapparella. Qui c'è la presa L, che sarebbe la fase, GND la terra e l'N il neutro. Allora, come prima cosa colleghiamo la fase, che è l'uscita che arriva dalla presa della corrente e va collegata a L. Poi i due cavi, che sono quello marrone e quello nero che escono dal motore, vanno collegati chiaramente su L1 ed L2. E poi dobbiamo fare il cavallotto, quindi col cavo blu che esce dal motore e che esce dalla presa della corrente, creiamo un cavallotto come questo che ho fatto io, come vedete, e poi lo colleghiamo alla presa N dall'apparecchio. Ora siamo pronti per effettuare il collegamento con l'applicazione. La prima cosa da fare è scaricare l'applicazione e installarla. Poi farla partire, andare dove c'è, come vedete, il LED blu che indica la salita e la discesa e tenere premuto per almeno 10 secondi, fino a quando il LED non inizierà a lampeggiare. Come avete visto, poi bisogna andare sull'applicazione, andare in alto a destra dove c'è il più, selezionare in basso a sinistra dove c'è scritto scene switch e confermare. Ci vorrà qualche secondo per effettuare il collegamento.
Come avete visto, il collegamento è perfettamente riuscito. Qui, dove c'è il disegno della matita, possiamo rinominare. Io chiaramente, avendola già installata, ho già il mio bel nome, che è Tapparella. Salviamo, schiacciamo fine e partirà subito l'applicazione. Come vedete, possiamo utilizzare sia il telefono per abbassare oppure abbassare, oppure possiamo usare il touch. In alto a destra troviamo le varie impostazioni, come vedete è perfettamente compatibile sia con Alexa che anche con Google Assistant. Qua in basso troviamo invece le impostazioni per la programmazione. Qui dove andiamo ad aggiungere timer possiamo selezionare i vari giorni per la programmazione e anche gli orari. Qui possiamo anche decidere se far solo aprire o se far soltanto scendere la tapparella. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta. Non so se ci avete fatto caso, ma questo apparecchio è praticamente identico a un altro apparecchio che ho recensito, che si chiamava Jimbo. Anche la scatola, se vedete, è praticamente la stessa. Come avete visto, sia anche davanti che al retro è perfettamente identico. Mi è rimasto solo la scatola perché l'accessorio Jimbo l'ho regalato a un mio amico. Lo usa già da più di un mese ed è molto contento. Quindi se siete indecisi se comprare l'accessorio o questo o il Jimbo, compratelo. Io comunque vi lascio il link in descrizione di Amazon del negozio, così se volete andare a farvi un giro. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella, così sarete tenuti informati sui miei prossimi video. Buona serata.